Ciao, sono Luca e in questo video daremo tre errori che non devi assolutamente fare per quanto riguarda croci e spinte per il petto con i manubri per avere migliori risultati in termini di aumento massa muscolare in un contesto di maggiore sicurezza anche a casa in poco spazio. Di base l'esecuzione prevede il fatto di avere i piedi ben saldi per terra, la zona lombare leggermente inarcata, la schiena che ovviamente mantiene le curve fisiologiche, le scapole addotte e depresse, cioè si avvicinano e si abbassano, in questo modo apre il petto e protegge l'articolazione e senti meglio il petto che lavora. Durante l'esecuzione corretta i manubri sono sempre allineati con la parte bassa del petto, ma verso il collo, ancora una volta per non portare i gomiti troppo in alto e stressare troppo l'articolazione delle spalle, quindi mi raccomando mani e manubri, vale poi per tutti i movimenti del petto, che sia croci ai cavi, elastico, panca piana, chest press, in questo caso croci e spinte con manubri, le mani manubri in questo caso sono sempre allineate con la parte bassa del petto, sterno, capezzoli, non più in alto, perché ancora una volta andrai appunto a causare troppo stress per l'articolazione delle spalle e non solo. In questo modo massima sicurezza, l'allineamento è sempre quello, mi posso regolare di conseguenza, perché una maggiore sicurezza con i gomiti mai oltre 45 gradi, quindi se sono così sono a 0 gradi, se comincio ad alzarlo aumenta per l'appunto l'angolo, comunque mai oltre i 45 gradi per l'appunto per non stressare troppo l'articolazione delle spalle. Quindi per quanto riguarda le croci devi assicurarti di enfatizzare, e vale anche per le spinte, la fase di contrazione, quando io sono per l'appunto con le braccia distese sopra il petto, nella fase di contrazione espirando in questa fase, devo per l'appunto arrivare con i manubri che si toccano e le mani barra manubri che spingono una contro l'altra per enfatizzare la contrazione anche della parte interna, non soltanto di quella esterna che per l'appunto lavoro durante l'esecuzione. In questo modo posso avere per l'appunto migliori risultati in termini di contrazione, pompaggio, connessione mente-muscolo, evitando per l'appunto di far sbattere i manubri o di fermarmi prima con un movimento parziale, molto spesso dovuto anche a un carico troppo elevato, quindi carico adeguato, quello si dà per scontato con il focus sul pompaggio nell'ambito del metodo butterfly, dopodiché per l'appunto nella fase di contrazione spingo i manubri uno contro l'altro invece di farli sbattere o fermarmi prima, sempre con i gomiti per l'appunto mai oltre 45 gradi, in questo modo evito di stressare troppo l'articolazione delle spalle stesse con il petto bello aperto, contemporaneamente stanno attento per l'appunto ad avere un carico adeguato che mi permetta di eseguire un movimento ampio, lento e controllato, massimizzando la connessione mente-muscolo e anche il tempo sotto tensione, soprattutto nella fase eccentrica di discesa, che è quella più efficace. Quindi è molto importante non soltanto enfatizzare la fase di contrazione per l'appunto con i manubri che si toccano e spingono uno contro l'altro, ma anche ancora una volta è fondamentale enfatizzare la fase eccentrica di discesa, che è quella più efficace tra l'altro per dare al muscolo lo stimolo perché cresca a riposo. Quindi io resisto ai manubri nella fase di discesa senza lasciarli cadere e senza un movimento troppo veloce e parziale. Per quanto riguarda le spinte, i principi di base poi sono gli stessi, quindi ancora una volta invece di avere i gomiti troppo alti, quindi oltre i 45 gradi che per l'appunto stresserebbe troppo l'articolazione delle spalle, con un movimento parziale e senza che i manubri si tocchino, quindi tutti gli errori che alla fine diciamo si sono raggruppati all'interno di questa esecuzione non corretta, devo stare attento per l'appunto a mantenere i gomiti vicini al corpo, in questo modo stresso meno l'articolazione, i manubri dopo non sono più allineati ma sono leggermente in diagonale fra di loro, in questo modo per l'appunto e causo meno stress per quanto riguarda le spalle stesse con una fase di contrazione enfatizzata spingendo i manubri uno contro l'altro, dopodiché resistendo nella fase eccentrica. Quindi devo stare molto attento a non fare il classico movimento parziale che sia croce o spinte con i gomiti troppo per appunto alzati, che molto spesso si vede che comporta comunque maggior rischio, minor sicurezza, minor pompaggio, minor connessione mente-muscolo e per l'appunto dopo rischierei anche di non sentire la parte interna del petto che lavora lavorando soltanto in maniera comunque non corretta, soltanto sulla parte esterna e per quanto riguarda i pettorali e in parte quella superiore, perché dopo se i gomiti si alzano troppo coinvolgo in maniera troppo importante anche i deltoidi anteriori, che in realtà non devono mai essere coinvolti in maniera troppo importante. Quindi mi raccomando, evita questi errori, dopodiché puoi avere migliori risultati con un'esecuzione corretta, con un carico anche leggermente inferiore o comunque corretto e giusto, che andrà ad aumentare del 5% ogni 2 settimane, puoi avere davvero un miglior pompaggio, un miglior connessione mente-muscolo, ripeto, e enfatizzare anche la contrazione per la parte interna, dopodiché sentirà al meglio allungamento e contrazione in un contesto di massima sicurezza. Ti rimando agli altri miei video, Paradigma Autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!